Rinuavella, il comune di Salerno lavora per migliorare il settore sport della città di Salerno. In questi giorni si parla dei lavori che partiranno per il campo Volpe, si va nella fase progettuale, nella fase dello start, si guarda lo stadio Arechi, ma intanto si guardano anche alle altre strutture sportive della città, in primis lo stadio Vestuti. Sicuramente, dopo la grande azione fatta dal presidente De Luca per quanto riguarda il Collana, si aspetta effettivamente una presa di posizione concreta per la restaurazione del Vestuti, perché il Vestuti, come tutti i saleni sanno, è l'elemento principe, l'impianto sportivo più importante per la città. Vero è che anche Rinaldo Settembrini e De Gasperi stanno avendo una buona ristrutturazione, quindi ci apprestiamo a fare un ragionamento definitivo col sindaco per capire un po' tutto lo stato dell'impiantistica sportiva a Salerno. Più lontano invece vedere lo stadio Vestuti sotto una nuova luce? Ma la luce la dobbiamo chiedere tutti quanti insieme, sia gli organi di stampa che voglio dire i cittadini, perché è il cuore dei nostri ricordi. Il Vestuti è importante per lo sport, ci sono tantissime attività sportive. Noi all'inizio del mandato della consigliatura abbiamo recuperato un po' per ristrutturare gli spogliatoi, i bagni, un po' le attività che si svolgono sul Vestuti. Ma la vera battaglia è quella di rimetterlo al nuovo, nel senso che un'azione forte politica nell'indirizzo del recupero dello stadio Vestuti. Promuovere lo sport significa promuovere anche un'educazione tra i giovani, soprattutto tra i più piccoli. Ci sono tante scuole di calcio nella città di Salerno, ma troppo spesso le strutture del territorio salernitano hanno delle lacune che rendono difficile praticare in maniera anche più soft rispetto alle strutture private. Sicuramente, noi proprio domani avremo con il presidente Mimmo De Maio una congiunta con Commissione Sport. Abbiamo chiesto al presidente De Maio di individuare appunto delle aree dove è possibile realizzare, anche con l'ausilio dell'aiuto del PNR, delle strutture sportive. Certo è che in passato si è fatta anche un'enorme confusione. L'impiantistica sportiva riguarda appunto il De Gasperi, il Settembrini, mettiamo anche la piscina vitale, ma tutti i campetti di quartiere non sono sulla direzione dell'impiantistica sportiva, bensì ai servizi sociali. Quindi anche con l'assessore De Roberto stiamo cercando di fare un punto della situazione, perché lei mi insegna di ritardi sono stati notevoli, però anche la buona volontà e le competenze della Commissione Sport, che sono limitate, cerchiamo di pungolare il giusto perno per poter sbloccare questa situazione.